distretto calzaturiero delle Marche, protagonista all'81esima edizione del MICAM di Milano. Su oltre 1456 espositori, 220 provenienti dalle Marche, che rappresentano la qualità, la tradizione e l'innovazione della scarpa italiana per uomo, donna e bambino. Segno positivo per l'affluenza, conferma degli ordini e ottimismo in crescita da parte degli imprenditori marchigiani, come ci conferma il presidente di Unioncamere Marche, Camera di Commercio di Fermo, Di Battista. Sulle aspettative, nessuno si aspettava miracoli, non ci sono stati, c'è stata però una buona conferma di quelli che erano gli ordinativi precedenti e poi abbiamo anche, come si dice, davanti una speranza, cioè quella, siccome questa manifestazione fieristica è arrivata abbastanza anticipata, quindi abbiamo il tempo anche per aggiustare il tiro, per affrontare quei mercati che ancora hanno delle potenzialità e che magari qui non abbiamo visto grandi presenze, quindi complessivamente diciamo ci stiamo salvando. Can go very cold, very quickly, and for a very long time. If the sun with some twist face up, giving out its shine. Some of the time the future comes right round to haunt me. L'area hospitality del distretto calzaturiero delle Marche ha ospitato eccellenze, imprenditori e istituzioni della nostra regione, a cominciare dall'assessore Emanuela Bora. Da assessore artigianato è un vero orgoglio rappresentare una regione che della calzatura è un simbolo ed è un simbolo di eccellenza, per cui, preso atto purtroppo delle difficoltà che questo comparto sta attraversando, ho cercato di mettermi subito all'opera sia dal punto di vista dell'attività di lobbying istituzionale, perché poi questo non è un settore su cui noi possiamo intervenire direttamente, e quindi sia a Bruxelles attraverso la predisposizione di un'interrogazione che ha fatto l'eurodeputato Danti, che però purtroppo ha visto una risposta negativa da parte dell'Unione Europea, e anche sul fronte della conferenza delle regioni, dove ho proposto un ordine del giorno proprio per fare in modo che le regioni possano prendere una posizione istituzionale comune nei confronti, insomma, sia dello Stato che soprattutto dell'Unione Europea. Credo che il dovere della politica sia aiutare gli imprenditori a penetrare intanto altri tipi di mercato, perché poi se ci si sovraespone ad un mercato che poi appunto ha delle difficoltà, delle difficoltà come queste sono inevitabili. Ho deciso di includere gli Stati Uniti quale mercato strategico nel nuovo programma di internazionalizzazione che verrà approvato a breve. Tappa speciale all'interno dello stand fermano anche per la presidente di MICAM, Annarita Pilotti, impegnata in questo momento più che mai accanto agli imprenditori in varie battaglie, dalla questione Russia, ma anche con l'attenzione particolare verso il Made in Italy. La Pilotti infatti chiede l'etichetta di origine obbligatoria che l'Europa ancora non ha per tutelare la manifattura italiana di qualità. In tanti punti il governo deve prendere atto, le sanzioni, il libero scambio, il made in che molti paesi come l'America, la Cina hanno l'obbligo dell'etichettatura, noi ancora non abbiamo questo riconoscimento e trovo che è scandaloso che non si trovi un accordo. Io purtroppo non sono a Bruxelles, non siedo in quei tavoli dove questi fascicoli sono arenati e dormono da troppo tempo e non capisco quali compromessi politici bisogna attuare per avere un riconoscimento per il nostro Made in Italy. No hope, no love, no
sorry, no happy ending. Pick up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. Bisogna anche dare coraggio a questi imprenditori, occorre mantenere quella tenacia, che quella grinta che ci permette di realizzare delle collezioni che rimangono uniche a livello internazionale. Non mi pare, mi pare altrettanto importante per esempio questa iniziativa del governo regionale di favorire la realizzazione dei campionari, quindi dei campionari innovativi, quindi c'è una doppia valenza, una è quella di facilitare la realizzazione dei campionari, l'altra è un ulteriore stimolo affinché questi siano più innovativi possibili. Ecco, sono tutti elementi che dovrebbero in qualche modo aiutarci. E poi naturalmente sappiamo di stare in trincea, abbiamo sentito, abbiamo ascoltato con grande attenzione quanti e quali problematiche abbiamo davanti, e quella del Made in Italy ci voglio tornare anch'io, perché non è solo un problema di tutela del Made in Italy, ma è un voler dire ai consumatori di tutto il mondo che devono scegliere se comprare un oggetto fatto in qualunque parte del mondo, con i rischi che magari queste parti comportano e in particolare alla salute dell'uomo. Ecco, allora rendere giustizia a un popolo che è giusto che conosca bene quello che prende e quello che consuma, credo che sia uno dei primi temi. Poi se qualcuno ha delle qualità, vabbè, è indubbio che vanno tutelate e vanno proposte anche con tutta quella che è l'alone di emozione che questa ha, e il Made in Italy, lasciatemelo dire, è un marchio che emoziona a livello internazionale quando è a posto su un prodotto. Area Hospitality frequentata da buyers che apprezzano non solo le calzature marchigiane ma anche il territorio dove vengono pensate e prodotte. Anche in questa edizione infatti l'azienda speciale della Camera di Commercio di Fermo ha voluto mettere in vetrina anche le eccellenze enogastronomiche e artigianali in un perfetto connubio fashion and food. Una finestra aperta sul nostro territorio, è una finestra che poi si è riempita di gente, stiamo notando qui alla mia destra c'è una presenza costante e continua di visitatori, sono gli stessi buyer che vanno negli stand a comprare le calzature e poi vengono a farci visita, apprezzano i nostri prodotti enogastronomici, l'artigianato artistico e tradizionale, i cappelli, il distretto della pasta, il nostro territorio, i fini turistici. Tante specialità da gustare, in particolare che cosa avete portato qui al MICAM all'interno dello stand della Camera di Commercio di Fermo? Ma noi di solito portiamo la galantina di pollo, che è il prodotto tipico della regione Marche e del territorio del Fermano, poi di conseguenza portiamo anche un prodotto che sarebbe una coscia di maiale cotta arrosto, che siamo solo noi unici in Italia a produrre in questo modo. Abbiamo proposto il ciauscolo. L'abbiamo appoggiato con una mousse di mela rosa dai nostri Sibillini e ha avuto un buon successo, molto buono, molto fresco, un prodotto eccezionale per gli aperitivi. E poi abbiamo portato il doppio gusto, abbiamo portato il ciauscolo semplice e abbiamo portato la culatta, il fiocco, abbiamo
abbiamo presentato il nostro territorio nel migliore dei modi. E com'è questa esperienza al MICA? Fantastica, piena di soddisfazioni. Abbiamo il piacere di avere sia signori stranieri o gli stessi italiani che apprezzano i nostri prodotti. Portiamo la tradizione dei nostri prodotti del Fermano. Nella tradizione è la nostra ciambellina al vino cotto, che venivano fatte proprio nel territorio del Fermano, nelle campagne del Fermano. La pizza al formaggio, torte molto importanti come la crema e croccante di mandorle, che è una delle torte che vendiamo in tutte le stagioni, fatta con la semplice crema pasticcera alla bacca di vaniglia e un buon croccante di mandorla lì sopra. Oppure abbiamo delle torte del re che vengono apprezzate dai bambini, uno strato sottile di crema pasticcera e una montata al cacao. E ringraziamo sempre la Camera di Commercio che ci ha dato l'opportunità di far conoscere i nostri prodotti, e niente, quest'anno come gli altri anni è molto apprezzato il nostro stand, perché la gente degusta i nostri prodotti, i nostri miscele, e lo apprezzano molto. E in particolare che cosa proponete? Oggi abbiamo proposto la miscela bar, che serviamo ai bar e pasticcerie, però proponiamo anche orzo, decaffinati, tanti altri prodotti. Scarpe fatte a mano, un'arte che ancora oggi viene realizzata come? Ma noi abbiamo un piccolo laboratorio e facciamo soprattutto una lavorazione artigianale, per cui il prodotto è curato e di ottima qualità. Qui c'è un tipo di cucitura, di qua ne potete vedere altre, è il nostro prodotto, insomma. Camera di Commercio di Fermo si conferma la più social delle Marche, infatti per la quarta volta di seguito anche per questa edizione del MICAM ha voluto puntare sul progetto digital e social Marche Show District, con uno staff di fotografi, instagrammer e blogger esperti di fashion, e moda, beauty e viaggi. E quindi questo appuntamento con il MICAM per promuovere le Marche com'è? Beh, era imperdibile, perché finalmente è la prima volta che io partecipo. Finalmente sono alla scoperta di questo mondo made in Marche di calzature, che è molto molto interessante oltre che bello. E di esperienze comunque come questa è la prima volta, infatti al mondo del fashion, della moda, diciamo è la prima volta che mi ci avvicino. E come è nata per te l'attrazione, insomma, per Instagram? Più è nata, diciamo, dalla voglia di raccontare ciò che vedo, diciamo, ogni giorno attraverso i miei occhi, e quindi condividerlo con gli altri, quindi con le persone che mi seguono. Stiamo scoprendo nei vari stand le calzature e abbiamo visto anche come vengono realizzate handmade da principio, è stato veramente interessante, e condividiamo sui nostri canali social e poi un post per il blog, più post in base a quello che ha attirato di più la nostra attenzione. Qual è, insomma, il segreto anche nel realizzare dei video racconti brevissimi che riescono, insomma, a dire molto in pochi secondi? Sì, è proprio quello, la cura del dettaglio. Naturalmente io, dato che faccio short video, quindi non faccio il classico video che racconta proprio il reportage, tutto quello che si fa durante la giornata, io vado a cercare proprio quei momenti, quei dettagli che vanno all'occhio e quindi riescono meglio ad essere ricordati da chi vede il video, appunto. Anche perché un video troppo lungo, secondo me, in questo caso non andrebbe bene, perché potrebbe annoiare, mentre se punti sul dettaglio e quindi andando proprio a cercare quello che vuoi far vedere, è molto più diretto il video. Come è nata per te questa passione? Oddio, questa è una domanda un po' complicata. Io sono ingegnere informatico, dopo mi sono buttato tutto sulla fotografia, che è la mia passione, è stata da sempre, e diciamo che per adesso è andata bene, perché mi sono tolto tante soddisfazioni. When I was
Marche Show District, il progetto coordinato dalla project manager marchigiana Ilaria Barbotti, ha raccontato attraverso i social le calzature marchigiane nel mondo, raggiungendo ben oltre 300.000 contatti. Quello che cerchiamo di raccontare sono, come sempre, le marche, i prodotti fatti nelle marche e i marchigiani. Quindi qual è l'opportunità offerta agli imprenditori all'interno di tutto questo progetto? Quello che cerchiamo, quello che cerco sempre di spiegare agli imprenditori marchigiani è questo, cioè c'è sempre molta diffidenza nelle marche verso la comunicazione digitale, la comunicazione social. Quello che cerco di far capire è che per loro invece è una grandissima opportunità, perché tu attraverso Instagram, attraverso Facebook puoi arrivare a centinaia di migliaia di persone in maniera molto veloce e molto naturale. Basta sapere utilizzare questi strumenti, utilizzare gli hashtag giusti e quindi in maniera molto semplice veramente puoi raggiungere tantissimi potenziali clienti, tante persone che non ti conoscono, perché ricordiamo quante aziende delle marche non sono dei brand ad oggi, no? Non sono così conosciute e quindi hanno tutto l'interesse in realtà a farsi conoscere attraverso ad esempio Instagram o altri canali social. Imprenditori del mondo della calzatura tra i protagonisti del progetto Eccellenza in Digitale promosso da Google Italia, a cui la Camera di Commercio di Fermo ha aderito per la terza edizione. Sentiamo com'è andata direttamente dai due digitalizzatori. Uno dei settori fondamentali all'interno del progetto è il settore calzaturiero, è stato. Molte aziende hanno partecipato, hanno preso parte, per cui anche noi siamo venuti qui proprio per concludere questo progetto, prendendo tutte le testimonianze da parte degli imprenditori. Essere presenti sul web diventa oggi un passo importante per farsi conoscere e conquistare anche nuovi mercati. Certo, è un elemento fondamentale anche per l'export. Essere sul web, essere presenti online ormai appunto è una delle copertine, delle vetrine principali anche per il settore calzaturiero. Non a caso la Camera di Commercio quest'anno ha anche fatto in modo, come negli scorsi anni, di avere delle blogger per promuovere proprio tutto il settore calzaturiero delle marche. Il progetto termina alla fine di marzo. Quindi è quasi tempo di bilanci, possiamo dire che è stata un'esperienza sicuramente interessante e speriamo utile per le aziende che hanno partecipato al progetto. Siamo contenti di essere qui al MICA, dove abbiamo alcune aziende del calzaturiero che abbiamo seguito, però non dimentichiamo che noi seguiamo anche delle aziende dell'agroalimentare e del turismo che ugualmente ci hanno dato grande soddisfazione e ci hanno seguito in questo percorso di sviluppo nel web. E per il futuro? Per il futuro credo che la Camera di Commercio comunque sia continuerà ad investire nel digitale, nel supporto alle imprese in questo settore e credo che sia una cosa davvero utile per le imprese per continuare a crescere. Together, all that time he was taken up for granted, she wants to see. Anche i sindaci da tutto il territorio del distretto Fermano-Maceratese della calzatura presenti al MICAM per essere accanto agli imprenditori e per promuovere il territorio marchigiano. C'è fiducia, perché altrimenti magari non sarebbero venuti qui in fiera, c'è affluenza e diciamo usiamo anche il condizionale, forse ci sono anche degli ordini anche inaspettati, quindi questo serve per rafforzare un po' la fiducia dei nostri imprenditori. Le sfide future, qui abbiamo collezione autunno-inverno, uomo, donna e bambino, per il distretto marchigiano qual è il settore su cui puntare di più? Diciamo che la stagione autunno-inverno è la stagione che riguarda la parte un po' più corposa per le nostre aziende, quindi per questo questa edizione del MICAM è fondamentale. Diciamo, io parlo per il comune di Monte San Giusto, nel Monte San Giusto facciamo un po' più bambino, uomo, anche donna,
però diciamo che il bambino ultimamente ne ha risentito un po' di più anche della concorrenza di altri mercati. Magari la donna, l'uomo, siamo un po' più specializzati, si risente un po' meno della crisi, comunque il Made in Italy tira un po' di più rispetto magari alla scarpa da bambino. Però non nascondo che noi nel nostro territorio abbiamo delle eccellenze leader che secondo me si posizionano su una fascia medio-alta e quindi risentono meno della crisi, e di questo dobbiamo essere fieri, e forse è quello che traina un po' di più del distretto marchigiano. Innanzitutto devo dire che Porto Sant'Elpidio praticamente si trasferisce in massa qui al Megam, ormai è una tradizione praticamente decennale quella che si rinnova all'interno di questa fiera, e devo dire che comunque parlando con gli imprenditori che ormai sono arrivati anche alla terza generazione, quindi si riscontra, e questo devo dirlo in maniera molto positiva, si riscontra sicuramente anche un cambio generazionale, la cosa fa veramente molto piacere. Credo che stiano capendo e stiano comprendendo che comunque ormai il concetto della fiera è cambiato completamente. Che cosa voglio dire? Un tempo si veniva qui a Milano per scrivere, quando parlo di scrivere ordini. Oggi naturalmente c'è sempre questa grande speranza di scrivere, è fondamentale perché naturalmente non si sosterrebbe diversamente la spesa della fiera, ma c'è anche forse un approccio diverso, cioè quello di venire comunque a fare vetrina, comunque a promuovere la propria eccellenza, comunque a dire che anche loro sono parte di quello che è il mondo dell'eccellenza assoluta, che naturalmente è la manifattura e il settore calzaturiero della provincia di Fermo e quindi naturalmente anche di Porto Sant'Elpidio. In questo spirito devo dire che ormai questo è il terzo anno che vengo come sindaco, c'è certamente un po' più ottimismo rispetto al futuro. L'importanza oggi di aziende speciali come questa, la Camera di Commercio di Fermo, che cercano di affiancare le imprese in saloni della calzatura come questo. Ma l'obiettivo è appunto di collaborare sempre più con imprese come quelle dell'agenzia speciale della Camera di Commercio di Fermo per essere sempre più presenti sui mercati esteri. L'obiettivo è, loro sono molto bravi su questo mercato italiano, la collaborazione con l'ICE è molto importante perché noi li aiutiamo a svilupparsi sui mercati esteri, quindi sviluppandosi sui mercati esteri possono far crescere le imprese che sono del territorio e quindi di Fermo e in genere di tutte le Marche. Siamo qui da sempre. Quest'anno forse c'è un motivo in più perché essendo questo un momento, forse il momento più importante, no, nel mondo della moda per il nostro settore calzature, sarebbe importante cominciare a capire se questa tanto sospirata ripresa che leggiamo sui giornali si possa in qualche modo tramutare poi in ripresa vera. Noi siamo qui presenti, come ho detto più volte, perché sì, per dare la nostra vicinanza agli imprenditori, ma anche perché in un soltanto due giorni noi riusciamo a veramente parlare con tutti gli imprenditori più importanti della nostra zona e cercare insieme a loro proprio di capire se qualcosa effettivamente si sta muovendo nel verso giusto. Una riflessione sulla rivoluzione all'interno degli enti camerali, quali pro e quali contro in questo caso per gli imprenditori della calzatura e arrivando ad una, diciamo, voce unica? Ma guarda, io anche qui è evidente ed è noto che noi non abbiamo visto con grande simpatia questo togliere ai territori dei riferimenti così importanti come abbiamo registrato in questi ultimi anni. Tuttavia, siccome io sono convinto che ogni riforma, ogni iniziativa che cambia
può portare con sé degli elementi di novità, sta molto a noi il saper conservare quello che di positivo c'è e soprattutto nell'acquistare una mentalità che sia una mentalità collettiva, altrimenti rischiamo anche di dire agli imprenditori, e questo è un messaggio che io insisto nel dare, che c'è la necessità di fare alcune cose insieme. Se non vogliamo fondere le nostre aziende perché non ci sono le condizioni, perché le nostre qualità sono importanti, però quantomeno cerchiamo di fare alcune cose, per esempio internazionalizzazione insieme. Ecco, se in questa nostra fusione si acquista più una mentalità di area vasta, di territorio, e perdiamo un po' quella connotazione provinciale, può darsi anche che da qua a qualche anno vediamo degli risvolti positivi. Quindi io non mi fossilizzo su ciò che perdiamo, ma voglio ragionare su cosa possiamo fare di meglio. Gli imprenditori calzaturieri marchigiani che cosa hanno imparato da questa crisi, che ha chiesto anche magari un cambiamento forte? C'è stato? Sicuramente sì, hanno imparato che non erano arrivati, che chiaramente c'era bisogno e capacità di rinnovarsi continuamente, di pensare a nuove forme di comunicazione, quindi forme mediatiche, internet, i sistemi chiaramente che oggi sono all'avanguardia, innovativi. È chiaro che i nostri imprenditori, difficilmente i nostri imprenditori più maturi, più anziani, potevano accedere a queste forme. Il cambio di rotta è stato dato dalla presenza dei giovani, dei figli, che sono arrivati ai vertici delle aziende, ma io lo dicevo e lo confermo, i papà sono rimasti a garantire la qualità del prodotto, sono rimasti nelle mani vie, sono rimasti all'interno delle fabbriche e sono la garanzia di un prodotto all'insegna del Made in Italy e all'insegna del Made in Fermano, dico io, nel nostro territorio. Però ecco, questo cambiamento, quindi il segnale positivo è che si debbono rinnovare, pensare a nuove collezioni, sicuramente all'avanguardia, alla nostra forza è l'originalità, l'inventiva. Ecco, su questo credo che noi non abbiamo concorrenza. Lo abbiamo fatto, questo ci sta premiando. Io vedo che gli stand, nonostante, voglio dire, i corridoi non siano affollati, ma la gente che non vediamo nei corridoi è all'interno degli stand, e questo ci rincuora, ci fa veramente piacere, siamo contenti per loro. E noi, ecco, questo però ci dà l'idea, dove siamo andati la gente ci chiede: stateci vicini, continuate a starci vicini. Finché questo ci è concesso, adesso con la riforma del sistema camerale, ma finché questo ci è concesso continueremo a farlo con la stessa forza e la stessa determinazione che penso abbiamo dimostrato in passato. Edizione dunque di conferme ma anche di cambiamento, quello richiesto dalla crisi, da questi anni difficili che ormai gli imprenditori marchigiani cercano di guardare sempre più lontani per cercare nuovi mercati. In particolare in questa edizione si guarda, oltre a una ritrovata Russia, all'opportunità di aprirsi verso Iran e Sud America.